Sulla vicenda della riorganizzazione del personale del comune di Borgotaro interviene il sindacato CGIL, che sottolinea che non sono alcuni dipendenti contrari, ma bensì le organizzazioni sindacali. Un 65enne titolare di un'azienda agricola a Valmuzzola è stato assolto nel processo d'appello. Un ex dipendente lo accusava di averle vietato di riprendere oggetti personali dal posto di lavoro. In questi giorni molti media nazionali si stanno interessando di nuovo alla morte del giovane Giuliano Del Nevo, avvenuta in Siria nel 2013. RTA fu la prima TV ad intervistare il papà Carlo. Pur con la consapevolezza che servono tagli alla spesa, la provincia ha ascoltato il mondo della scuola e ha deciso di trovare soluzioni alternative alla chiusura del sabato. Conosciamo meglio il settore meccanico, che si trova nel polo professionale dello Zappafermi, che ha sede a Bedonia. Anche questa branca offre interessanti prospettive di lavoro. Il centro sociale ricreativo di Bedonia organizza domenica dalle ore 15 in poi una grande tombolata alla quale tutti i soci sono invitati a partecipare. Buonasera, benvenuti al nostro telegiornale. Tante anche oggi le notizie, come avete visto dal sommario in primo piano, ma partiamo subito dalla riorganizzazione del personale del comune di Borgotaro. Oggi interviene con una nota il sindacato CGIL, che sottolinea, come sentirete, che non solo alcuni dipendenti contrari, ma bensì le organizzazioni sindacali. Con riferimento, scrive la nota, all'intervista televisiva del 17 gennaio scorso, nella quale il sindaco Diego Rossi ha illustrato le motivazioni inerenti alla riorganizzazione degli uffici e i servizi del comune di Borgotaro, noi come organizzazione sindacale riteniamo non condivisibile quanto è emerso nell'intervista, ritenendo inaccettabili i presupposti alla base della scelta che l'amministrazione intende adottare. Sentiamo nel dettaglio. È utile innanzitutto ribadire, scrive Paolo Spagnoli, segretario di zona della CGIL, come non sono alcuni dipendenti contrari alla riorganizzazione, in quanto ciò presupporrebbe una difesa di soli interessi personali, ma sono le organizzazioni sindacali unitarie a non condividere una riorganizzazione che, di fatto, a nostro avviso, non garantisce alcuna ottimizzazione, innescando peraltro ulteriore disomogeneità nei carichi di lavoro. Affermare che si crea risparmio va contestualizzato in ambito generale nei costi aggiuntivi inerenti alla convenzione di segreteria, prima su 3 comuni, oggi su 2, dove lo stesso segretario comunale è a capo attualmente di 2 aree funzionali, quindi di fatto non vi è alcun risparmio. Le aree non vengono ridotte ma solo assegnate a nuovi responsabili e ciò rischia di creare confusione, in quanto ad oggi alcuni dipendenti non sanno bene a chi rivolgersi e sono chiamati ad interagire su più aree funzionali. Abbiamo chiesto la convocazione di un tavolo di discussione in prefettura al fine di procedere, in ottemperanza alle normative vigenti, alla verifica della congruità di quanto predisposto dall'amministrazione. Solo un'analisi oggettiva della macchina comunale determinerà la giusta scelta da adottare e non una riorganizzazione uscita senza alcun coinvolgimento dei responsabili che, lo ricordiamo, rispondono in proprio rispetto all'attività da loro coordinata. Vogliamo solo, conclude la nota della CGIL, che si permetta a tutti i responsabili di lavorare con serenità e le giuste risorse umane per non creare carichi di lavoro disomogenei perché pensati a tavolino e non applicabili nella gestione della quotidianità. Cronaca ora con un 65enne titolare di un'azienda agricola nel comune di Valmuzzola che aveva ricevuto un decreto penale di condanna di 15.000 euro emesso dal pubblico ministero Laila Papotti. Ieri è stato assolto nel processo d'appello che si è svolto davanti al giudice Gabriele Nigro e al pubblico ministero Lino Vicini. L'uomo era stato denunciato da una sua ex dipendente residente a Valmuzzola, poiché dopo la risoluzione del rapporto di lavoro la donna asseriva che quando si presentò per ritirare alcuni effetti personali lasciati sul posto di lavoro non le sarebbe stato permesso di riprenderli. La morte
morte del 23enne Giuliano Del Nevo, ligure ma con profonde radici in Valtaro, a Borgo Taro, in questi giorni è tornata prepotentemente alla ribalta. Giuliano, come ricorderete, morì nel giugno del 2013 combattendo a fianco degli insorti contro il regime di Assad in Siria. Non solo perché suo padre Carlo è stato ospite di diversi programmi televisivi e così si è tornato a parlare di Giuliano, ma anche perché ha avuto, seppur da lontano, una diatriba col premier Matteo Renzi, il quale ha detto in un'intervista: non dedicherei neppure un giardinetto, riferendosi appunto al giovane. Parole molto scorrette, secondo Del Nevo, che ha spiegato le proprie motivazioni sia alle invasioni barbariche, programma di La Sette, che anche a porta con Bruno Vespa su Rai 1. Un interesse mediatico, dicevamo, molto forte verso il giovane genovese che abbracciò la fede islamica e decise di andare a combattere per ciò che credeva, quello in cui credeva, e che vede nel padre Carlo forse quell'anello di congiunzione tra due mondi che non dialogano. Noi, primi in TV, ovviamente in assoluto, ad intervistare Carlo Del Nevo, lo incontrammo pochi giorni dopo la morte del figlio e vi riproponiamo proprio quella testimonianza. Levante, una bellissima giornata d'estate, un tardo pomeriggio d'estate, siamo qua con Carlo Del Nevo che ha appena perso il figlio in Siria e che forse vuol dirci qualche cosa che gli altri mezzi di comunicazione non ci hanno detto. Senti, come hai saputo della morte di tuo figlio? E la mattina del 13 giugno mi è arrivato uno scudo di telefono dal cellulare di siriano di mio figlio. Non potevo richiamare, ho chiamato mia suocera che chiamasse questo numero, lei l'ha fatto e subito dopo mi ha richiamato dicendomi che non era Giuliano al telefono ma era una voce di qualcuno che parlava inglese. Allora sono corso a casa di mia suocera, ho preso io il telefono, ho chiamato e ho sentito dall'altra parte questa persona che era il responsabile, il comandante di mio figlio, e mi ha detto, purtroppo mi ha dato la notizia, mi ha detto che mio figlio era caduto, che mio figlio era caduto, cioè io poi gli ho chiesto di essere più esplicito, gli ho fatto proprio la domanda esplicitamente e gli ho detto se voleva dire che era morto e lui mi ha confermato, sì, purtroppo è morto. È morto nel tentativo di riportare, di mettere al riparo un suo compagno somalo al quale era molto legato, e uscito dal suo, dalla sua protezione, ed è stato falciato dalle raffiche dei soldati di Assad o di Hezbollah, questo non me lo ricordo, però insomma. Senti, tuo figlio nel 2009 ha abbracciato l'Islam, però era un abbraccio all'Islam che era molto compatibile con la tua vita di tutti i giorni, viveva con te, si era poi sposato in Marocco, ma aveva uno splendido rapporto con te. Sì, sempre avuto un rapporto molto, molto intenso, molto, molto bello con me. Infatti questo ragazzo mi lascia, non mi abbandonerà evidentemente mai da un punto di vista spirituale, il suo ricordo mi seguirà sempre proprio perché, ripeto, con lui c'era sì un rapporto padre-figlio, ma era un figlio molto, molto speciale per motivi che forse si possono anche intuire. Non capita a tutti di avere un figlio che ha una vita spirituale tanto intensa, per esempio. Senti, tu sei purtroppo nella disgrazia un padre moderno che segue un figlio moderno che va al fronte in una guerra non sua, perché mi dicevi che quasi tutti i giorni vi sentivate via Skype. Sì, ci sentivamo quasi tutti i giorni, salvo dei periodi in cui lui mi spariva dai radar, che magari una volta perché semplicemente aveva perso il telefono, un'altra volta perché era andato a far guerra e non mi aveva potuto chiamare per diversi giorni, ma poi c'erano dei lunghi periodi in cui stavamo in contatto molto spesso, lui mi faceva squillare il telefono, io correvo a casa
lo chiamavo su Skype e si parlava a lungo. Mi raccontava dell'elicottero dell'esercito di Assad che portava i rifornimenti agli assediati, mi raccontava del MiG siriano che scendeva in picchiata nel tentativo di massacrarli, cioè mi raccontava queste cose. Hai seguito una guerra in diretta? Ho seguito una guerra in diretta e io, forse perché una parte di me negava l'evidenza, cioè negava che questo ragazzo poteva lasciarci la vita, da un certo punto, voglio dire, era anche eccitante, era anche una cosa coinvolgente, che sì, ti faceva sentire in qualche maniera quasi sul posto, ecco. Senti, come ti hanno trattato i media nazionale? Perché tuo figlio è stato definito guerrigliero, è stato definito terrorista, è stato definito in tanti modi. Ha dato fastidio fondamentalmente una sola cosa, averlo visto accostato in certi giornali, mi ha dato molto fastidio, con personaggi tipo quello che a Londra ha scannato il soldato per strada, il Merah, il terrorista francese che ha sparato a bambini ebrei. Ecco, questo mi ha profondamente rivoltato, perché Giuliano sicuramente non apparteneva all'esercito della salvezza, non era un boy scout, aveva fatto una scelta molto dura, l'ha pagata molto duramente questa scelta, ma si è battuto lealmente da soldato, è caduto da soldato combattendo contro non delle anime belle ma contro l'esercito di un dittatore, e questo è un fatto. Io non voglio e non chiedo ovviamente che si condivida quello che ha fatto Giuliano, ma penso che la scelta di Giuliano vada comunque rispettata. Tuo padre era un partigiano famoso, è saltata una generazione, tuo figlio può essere definito un partigiano del 2013? Ma allora, sul piano storico direi che sono due cose completamente, assolutamente diverse, nel senso che la guerra che c'è stata fra il 40 e il 45, il 43-45, la resistenza eccetera eccetera, aveva dei presupposti storici assolutamente diversi, ideologici totalmente diversi. Sul piano personale però sì, in Giuliano ho rivisto il carattere di mio padre, il coraggio, lo stesso coraggio fisico che è anche una dote spirituale, nel senso che è facile parlare, ma poi mettersi in gioco personalmente non è altrettanto facile. Quando ci si gioca la pelle le cose sono un po' diverse, e su quel piano lì sicuramente il DNA di mio padre gli è passato, gli è arrivato a lui, su questo sì. Penso che suo nonno sarebbe stato orgoglioso di lui, così come sono orgoglioso anch'io in parte. Stiamo seguendo giorno dopo giorno, come ve ne sarete sicuramente accorti, la vicenda dell'IMU sui terreni agricoli che, come vi dicevamo proprio nel TG di ieri, sembra essere ormai nel caos più totale. Questo perché? Perché non arrivano risposte precise, non arrivano chiarimenti, e dunque ad oggi per il TAR si paga il prossimo 26 di gennaio. Respinto il primo ricorso, il 4 febbraio ne sarà esaminato un altro. Intanto i proprietari di molti terreni sino ad oggi esenti rischiano seriamente di dover pagare. Nei mesi scorsi avevamo dato la notizia che la provincia di Parma era seriamente intenzionata a far chiudere le scuole superiori di tutto il territorio del parmense nella giornata del sabato, questo per risparmiare denaro. Resta la necessità di tagli alla spesa, però si è giunti ad un compromesso per fare in modo appunto che le scuole siano operative anche il sabato. Resta la necessità di tagli alla spesa, ma abbiamo ascoltato il mondo della scuola e le famiglie e trovato soluzioni alternative alla chiusura del sabato. Il consigliere delegato provinciale Gianpaolo Serpagli ha proposto una riduzione del 30% del contributo per ogni classe e risparmi da alcune misure di razionalizzazione. La provincia dunque ha valutato con attenzione le numerose obiezioni che aveva suscitato la proposta avanzata nei mesi scorsi alle scuole secondarie di chiudere gli edifici scolastici
scolastici il sabato e riorganizzare le lezioni su 5 giorni la settimana per l'anno scolastico 2015-2016. Ieri Serpagli ha presentato la sua proposta alternativa. Resta il fatto che la provincia si era prefissa un risparmio di 150-160 mila euro dal prossimo anno scolastico, quindi 2015-2016. In questi due mesi, da novembre a oggi, abbiamo lavorato su questa proposta alternativa, trovando 100 mila euro da un risparmio generale dal riscaldamento, lasciando inalterate le temperature scolastiche, e gli altri 60 mila euro in accordo con i presidi e con tutti gli istituti, da un taglio del contributo che la provincia elargisce ogni anno per classe, che è di 358 euro, e quindi sarà diminuito del 30%. Credo che con il patto che abbiamo siglato insieme a tutto il mondo della scuola siamo arrivati a una conclusione di buon senso, che lascia in piena autonomia scolastica, ci ha fatto lavorare come provincia in maniera intensiva in questi due mesi insieme ai dipendenti della provincia, ma siamo arrivati secondo noi a una buona conclusione che garantisce autonomia degli istituti e lascia alla provincia una modalità di risparmio che ricordo che come scelta politica è molto minore a tutti gli altri settori, quindi un taglio della scuola molto lieve rispetto ad altri settori in cui invece abbiamo dovuto tagliare in maniera più intensiva.